Abbiamo scoperto il mondo e soprattutto non abbiamo scoperto il modo giusto di comportarci. L'atteggiamento che funzionerà, probabilmente, sarà catalizzato dall'intelligenza, dall'umanità, dal nostro stare insieme e dal rispetto per la natura, ma non solo rispetto, ma dalla comprensione e dalla cooperazione con il modo in cui opera la natura. Bisogna, in altre parole, pensare al mondo in cui viviamo come un posto non da distruggere, ma con cui collaborare. Abbiamo già distrutto così tanto. Ma c'è speranza, un aiuto magari potrà venire dalla tecnologia molecolare. I robots molecolari potranno fare molto per produrre ciò di cui abbiamo bisogno. Il materiale usato da questi robot saranno magari i nostri rifiuti. L'inquinamento, dopo tutto, è composto dagli stessi elementi di qualunque altra cosa, cioè idrogeno, ossigeno e carbonio. Per cui, invece che essere distrutti dall'inquinamento, questa microtecnologia fornisce un modo intelligente per usare l'inquinamento per fare due cose: produrre quello che ci necessita e allo stesso tempo ripulire il pasticcio che abbiamo prodotto. Ma, ok, ma, signor Cage, ma perché sceglie la musica per esprimere il senso delle cose? Perché ha scelto la musica per esprimere un pensiero? Perché non ha scritto dei libri? Perché non ha fatto il filosofo? Perché non ha insegnato in un altro modo? Risponde Cage. Potrei rispondere in così tanti modi. Alla fine io direi che la prima ragione è che amo la musica. O prima ancora, amo il suono. Una volta accettato questo, trovo che con l'andare del tempo più invecchio e più le composizioni mi vengono richieste. E ci sono solamente due persone che mi richiedono di comporre. La prima è qualcun altro. La seconda sono io. Io. Personalmente, vivendo nella Sixth Avenue, non ho bisogno di musica. Sento più suoni di quanti ne abbia bisogno.